cosa consiglia oggi Penny? Prepariamo la frolla mescolando le uova con lo zucchero a velo. Aggiungiamo poi l'olio, poco alla volta. A questo punto aggiungiamo anche la farina e il lievito setacciati. Mescoliamo con una frusta o con una spatola. Quando l'impasto comincia ad avere una certa consistenza, cominciamo ad impastarlo con le mani e poi lo posiamo sul ripiano e lo impastiamo fino ad ottenere un panetto morbido e liscio. Non ha bisogno di riposo. La lavoriamo poi su un ripiano infarinato. E la trasferiamo su uno stampo da crostata imburrato e infarinato. La pasta che avanza utilizzatela per fare dei biscottini da unire poi alle fragole per guarnire. Bucherelliamo la base, la copriamo con carta forno e poi ci aggiungiamo dei legumi secchi. Mettiamo in forno 20 minuti a 180 gradi, poi eliminate la carta e continuate a cuocere per 10 minuti. Sforniamo, facciamo raffreddare e poi copriamo la base con la marmellata di fragole. Mettiamo la panna in un pentolino e la mettiamo a bollire. Spegniamo la fiamma e aggiungiamo la cioccolata bianca a pezzettini. Mescoliamo continuamente fino a farla diventare una crema. Versiamo la crema al cioccolato sulla base, quindi sulla marmellata, e la mettiamo a freddare. Una volta fredda, iniziamo a guarnirla con le fragole e i biscottini. Polverizziamo di zucchero a velo e serviamo.